Lasciatemi! Lasciatelo! Smettetelo! Fermi, ho detto! Fermi! Smettetelo! Basta! Basta, smettila! Lascialo! Tiralo via, su! Avanti. Lasciatemi! Andiamo, muovi! Su, su! Xavier Godin, il giorno prima di uscire dal carcere, dopo aver scontato la sua pena, ha massacrato un suo compagno di cella. Ieri ha finito 6 mesi di isolamento e adesso deve scontare 5 anni. In un certo senso i 5 anni li abbiamo presi anche noi. Allora, purtroppo, a questo punto non ci resta che registrare la perdita. Signor Stafford, potrei ricordarle che la rapina al furgone della Security Cargo ci è costata la modica cifra di 1,5 miliardi 15 anni fa? Oggi con l'oro a Pullman? Oggi è esattamente $395 l'oncia, signore. Potremmo realizzare un affare eccellente recuperando quei 700 chili d'oro. Certamente. Sarebbe un affare interessante. Perciò si era previsto di far pedinare Godin all'uscita di prigione. Ma adesso tutto ciò sembra inutile. Dobbiamo tenere tutto in sospeso per 5 anni. 5 anni? Non credo ci sia altra soluzione. Possiamo soltanto sperare che la quotazione dell'oro continui a salire. Sperare non è una soluzione. Nessuno ha da proporre un'idea migliore? No. Andiamo, signori, fate un piccolo sforzo. No. Io una mezza idea ce l'avrei. Professore? Sì? Telefono. Arrivo. Ehi, vedi un po' che fa il maschietto. Sì? Madame? Oh,
Il pranzo è pronto. Grazie per i fiori. Beh, come va? Salve. Non ho il tempo per fare colazione. Mi parte l'aereo tra 25 minuti. Dove va così di fretta? Vado ad un congresso. Un congresso di che cosa? Un congresso di pesci. Ma se i pesci non parlano, che diavolo di congresso possono fare? Infatti presentano solo relazioni scritte. Sa che non capisco mai quando scherza o dice sul serio. Neppure io. Arrivederci. Arrivederci. Dove sta andando? Sono cavoli miei. A Londra, lo so. La potrei accompagnare se vuole. Sono libero in questi giorni. Modestamente ho un sacco di indirizzi a Londra, lo sa. Ci potrebbe scappare una compagnia anche per lei. Ho in mente un soggettino. Piantala, mi fai fare tardi con le tue chiacchiere. Con me al volante? Non c'è pericolo. Il mio è il taxi più veloce della Costa Azzurra. Sì, dà un'occhiata ai miei pesci piuttosto, eh? Sia tranquillo, capo. Con me i pesci rigano dritto. In questo caso sento il dovere di dirle, mio caro Jack, che la faccenda mi sta molto a cuore. Per motivi sentimentali? Chiamiamoli così. In realtà i miei sentimenti sono così forti in questa particolare circostanza che mi impegno a versarle il 20% della somma recuperata invece del solito 10%. Glielo metto sul contratto, naturalmente. Tra noi non è il caso. Gli scritti volano, la parola resta. Come vuole lei. Allora, Jack, come le dicevo, Dio solo sa dove è andata a finire l'oro. Come pensa di recuperarlo? Ha un piano? A grandi linee, voglio dire. Il mio piano, a linee grandi o piccole, è di agire e non dire niente a nessuno. E anche a me? Io mi fido solo di me stesso. E fino a un certo punto. Bravo. Sono sicuro che lei farà l'indagine con grande discrezione. Come sempre. L'ho ricevuta solo per riguardo ai miei colleghi italiani. Le dico subito che la sua richiesta mi ha scioccato. Ma perdoni la mia curiosità, perché un uomo come lei ha lasciato la polizia? La vita. Più la vita mi fa conoscere gli uomini, più sento di amare i pesci. Capisco. Non è possibile accettare il suo piano. È un rischio che mi assumerò da solo. E le assicuro che lei non dovrà impegnare uomini né fornirmi mezzi speciali. Io lavorerò da solo e farò luce su un caso che il suo dipartimento si è trovato costretto a definire come irrisolvibile. Lei ne avrà il merito, naturalmente. Dovrei giocarmi la carriera. Sono un ufficiale della gendarmeria. Ma in cambio le offro l'unica speranza di recuperare quell'oro. Che altrimenti rischia seriamente di restare in mani criminali. Ah, queste certo sono argomentazioni valide. Bene, mi ha convinto. Accetto il suo progetto. Ma intendiamoci, nessuno, tranne me, dovrà essere informato. E in nessun caso, lei sarà autorizzato a rivelare la sua identità. Né l'oggetto dell'inchiesta. Siamo d'accordo?
Dai, fuori. Muoviti. Come ti chiami? Chiamami Biancaneve, amico. Non fare lo spiritoso con me. Nome e cognome. Hai tutto nelle tue scartoffie. Non sai leggere? Oh. Certo, certo. Ah, Jack Rinetti. Nazionalità italiana. Professione gangster. Omicidio volontario e rapina a mano armata. Dobbiamo vivere fianco a fianco per un sacco di anni. Ma vedrai che non avrai il tempo di annoiarti. Ne ho piegate di carogne come te. Tu adesso sei tutto mio. Se non fili dritto, ti farò strisciare per terra a lucidare il pavimento con la lingua. Sacco di merda. Sto tremando tutto. E questo chi è? La tua dama di compagnia. Allora, dimmi chi sei. Uno che si vuol fare gli affari suoi. La pianti di russare? Se ci provi un'altra volta ti ammazzo. Questa brodaglia fa sempre più schifo. Già, io me ne andrei. Manca gli scarafaggi. Sì, che
Antoine. Che c'è? Hai mai visto un orso buffarsi? Sì, da piccolo, la domenica, quando mio padre mi portava allo zoo con mia madre. Xavier, è stato duro l'isolamento, eh? Oh. Adesso con questa montagna di lardo vicino sarà ancora più dura. Così è più condita. Ehi, laggiù, che succede? Avanti, Xavier, dico a te, che succede? Niente. Non fare il furbo, perché è svenuto? E che ne so, avrà fatto indigestione. Sei tutto muscoli e niente cervello. Te lo ricordi il nostro patto? Ognuno pensa agli affari suoi. Sì, ma senti, quel casino che hai scatenato mi ha cacciato quasi nella merda. Io avevo fatto 14 anni qui e stavo per uscire. Per una rissa mi hanno dato altri 6 mesi di isolamento e altri 5 anni. Te ne rendi conto? E quando esci? Questa notte. Stanotte? Ti hanno graziato? No. Un'evasione? Sì. E tu sei fortunato. Sei qui dentro solo da 2 giorni. E già te ne vai. Ehi, un momento. Chi ha detto che me ne vado? Sono io che te lo dico. Non voglio lasciare un amico in questo inferno. Ah, non ti preoccupare per me. Oh, preferisco tenerti d'occhio. E poi ho bisogno di un duro quando esco. Sono un po' arrugginito dopo tutti questi anni di galera. Accetto il suo progetto, ma intendiamoci, nessuno tranne me dovrà essere informato e in nessun caso lei sarà autorizzato a rivelare la sua identità né l'oggetto dell'inchiesta, d'accordo? Ok, siamo d'accordo. Non ricordo bene come ti chiami. Jack? Rinetti. Ok, Jack Rinetti. Ce la filiamo soli? Stanotte lo vedrai. Questo chi è? Sta tranquillo, è a posto. Viene con noi. Ma come sarebbe a dire? Dovevamo squagliarcela da soli. Chiudi il becco. Decido io, chiaro? Su. E tu, bellezza, niente scherzi. Dammi la pistola. Vai.
E fa presto. Cammina. Su. Attento a quello che fai. È tutto ok? Questo da dove esce? Garantisco io, è un amico. Ci può servire. Perciò viene con noi. Altre domande? Per adesso no. Allora, come si fa a uscire di qua? Vieni qua. Ti faccio vedere. È facile. Il corridoio va da qui fino al cortile esterno. Neutralizzare il sistema d'allarme è un gioco da ragazzi. E questo è per il ponte. Ma quello è un sistema troppo sofisticato. Non lo so neanche io come funziona. Tu che sei un ritardato mentale, no. Ma io questo posto l'ho studiato bene negli ultimi mesi, facendo lo scopino. Posso farlo funzionare anche con gli occhi bendati. Guarda, Xavier, questo è il cancello principale. Possiamo seguire chiunque arrivi da qui a qui. Anche se ce la fate uscire, siete allo scoperto sul passaggio esterno. Che ci frega. Lo so bene che possono vedere chi passa di qui, ma noi ce ne stiamo buoni buoni ad aspettare il momento giusto. I turni di sorveglianza li conosciamo al millesimo di secondo. Nessun problema, è come se fossimo già fuori. Fagli fare un sonnellino. Marcel, metti in funzione quegli aggeggi e cerca di non fare sbagli. Ok, Xavier, sta a vedere. La musica comincia. Toccata e fuga. Grazie. Può andare. Che ti è successo? Sei sconvolta. Non hai letto il giornale? No. Beh, ma come? Non lo riconosci? È il professore. No, cara, questo non è il professore. È grosso come lui, ha la barba come la sua. Gli assomiglia pure, ma non è lui. Prima di tutto, il professore si chiama Jack Clementi e non Jack Rinetti. E secondo, non è un gangster. E terzo, è andato a un congresso. E quarto, se dovevi venire qui a dirmi tutte queste stupidaggini, ti potevi risparmiare anche il viaggio. Amico, quello che sarebbe andato al congresso. Per la miseria. Solo il professore riuscirebbe ad evadere da un carcere di massima sicurezza. Oh, ma quanto sei cretino. Si ricordi, madame, il professore lavora sempre dalla parte della giustizia. Sì, sì, lo so, però ha tutti i poliziotti di Francia alle calcagna. Oh, ma io dico, che cosa gli mancava qui? Fernand, io devo sparire per qualche giorno. Può tenere d'occhio lei il pesce? Oh, no. Tu non ti mischiare.
Questa è una brutta storia. Vuol tenere d'occhio il pesce, sì o no? Ma sì. Colonnello Berthier, per favore, parla Jack Clementi. È urgente. Clementi, ma è impazzito! Cosa diavolo ha combinato? Sono arrivato al momento giusto. Ho soltanto approfittato della situazione. Dove si trova? Le coordinate esatte. Arriviamo subito. Colonnello, le volevo chiedere di togliere tutti i posti di blocco. No, mai. Questo mai. Va bene, come vuole. Arrivederci. No, aspetti. Cosa hai in mente? Bisogna allentare le briglie a Xavier. Lui si fida di me. Si deve fidare anche lei. Senta, questa volta farò quello che mi chiede. Ma si ricordi, è l'ultima. Non mi chieda più niente, perché non sono disposto a concederle più niente. Grazie, colonnello. Grazie, colonnello. Ciao. Che ti prende? A chi stavi telefonando? Alla gendarmeria. Alla gendarmeria? Sì. Che cosa gli hai detto? Dove ci troviamo? Certo. È naturale, che ti credi? Io muoio dalla voglia di farmi beccare e di tornare in galera. E cosa gli hai raccontato? Ho fatto una soffiata. L'integerrimo cittadino che telefona alla polizia per dire che ha visto quattro tipi strani, tra i quali uno rassomigliante a Xavier Godin, che si nascondono in una fattoria abbandonata. Dovevi sentirlo, lo sbirro. Credo che stesse zompando dalla gioia. Cerca di riflettere, fai funzionare il cervello. Hanno appena diffuso la notizia della nostra evasione. E quindi avranno pensato, una soffiata che arriva così presto è autentica di sicuro e di conseguenza ci saranno nugoli di poliziotti in movimento a quest'ora. Tu sei proprio suonato, Jack. No, niente affatto. L'unica indicazione precisa che gli ho dato è che la fattoria abbandonata si trova a 150 chilometri da qui. Forse mi sono sbagliato. È un po' semplice, ma hai pensato molto bene. Se non altro ci hai tirato fuori dai guai. Però dico, almeno potevi svegliarmi e avvertirmi che uscivi. Sì, e magari ti dicevo che andavo a chiamare gli sbirri, Xavier? Tieni gli occhi aperti. Vado a svegliare Marcel e Bibi. Non hanno avuto neanche il tempo di svegliarsi. Che bel modo di ringraziare gli amici, Vuoi fare la stessa fine? Allora, che mi dici? Sei con me o contro di me? Sono con te. Bravo. Quei due non valevano niente. Erano un peso morto. Anch'io peso, ma non ci tengo a fare il morto. Non ci provare con me. E chi ci prova? Tu mi servi vivo. Alto là. Favorisca i documenti. Apra.
Dov'è Pierre? Di là. Grazie. Pierre! Ehi, guarda qua. Qui c'è scritto che il nostro Xavier ha preso il volo. Ehi, questa sì che è una bella sorpresa. Dove dici che si è nascosto? Non lo sai che i criminali tornano sempre prima o poi sul luogo del delitto? È matematico. Ancora nessuna notizia degli evasi dopo il ritrovamento dei due cadaveri nel casale abbandonato. Ma tracce sì. Godin e Rinetti hanno rapinato, nella loro fuga, una boutique di abbigliamento, un automobilista e una stazione di servizio. La polizia è ora mobilitata nella zona. Carino come posto. Sei sicuro che non daranno l'allarme? No, sta tranquillo. Qui sono di casa. C'è una macchina fuori. Sono scesi due uomini. Ehi, voi! Sta a vedere. Salute a tutti. Ehi, e questo è il modo di ricevere un vecchio amico che si fa vivo dopo tanto tempo? Questo è Daniel, la sua signora che si chiama Mado. E scommetto che questa bella ragazza che vedo qui è Blanche. L'ultima volta che l'ho vista mi arrivava alle ginocchia, non è vero? Beh, decidetevi a dire qualcosa. Non state lì con quelle facce appese. Non avete mica visto un fantasma? È il vecchio Xavier in carne ed ossa. Non mi aspettavate, eh? Non leggete i giornali? Veramente no. Abbiamo molto da fare a mandare avanti l'albergo da soli. Oh, beh, fate benissimo. Il personale costa un occhio della testa. Anche per noi è l'ideale, vero Jack? Per me basta che ci sia un letto per dormire e qualcosa da mangiare. Hai sentito, ragazzina? Il mio amico ha fame. Va in cucina e cerca di rimediare qualcosa. È tardi, la cucina è chiusa. Se il tuo amico ha fame, qui intorno ci sono dei posti che servono a tutte le ore. No, no. Notte e giorno. Blanche fa così, tanto per dire. Sarà felice di prepararvi qualcosa da mangiare. Mado? Daniel. Ha temperamento, eh? Ha preso dalla madre. La bambina non sa quello che è successo. Aveva poco più di 2 anni a quel tempo. Non gli abbiamo mai detto niente. Ma che bambina? Quella è un bel bocconcino, te lo dico io. Sono affari vostri. Vedetevela tra di voi. Ho ben altro per la testa che raccontare a vostra figlia le vecchie storie. Ma non mi create problemi. Questo è un consiglio da amico. Datemi retta. Non vi succede niente se fate come vi dice. Noi ci fermiamo soltanto un giorno o due e non vogliamo avere fastidi. Sentito? Io darei retta a Jack se fossi in te. È un bravo ragazzo, ma, detto in confidenza, è una specie di maniaco sessuale. Guarda, scommetto che gli piacerebbe un sacco mettere le mani su una bella polastrella come Blanche. È vero, Jack? Ah, no, no, non ci badate. Ha voglia di sfottere. Mado lo sa. Sono cose che possono succedere, vero, Mado? Non spaventare mia moglie. Non ce lo meritiamo, Xavier. Siamo stati zitti per 15 anni. Continueremo a tacere. Che avete raccontato allora alla polizia? Niente. Dicevano che c'era stata una rapina a un furgone della Security Cargo. Tra le foto che ci hanno mostrato c'era anche la tua. Abbiamo detto che non ti avevamo mai visto. Va bene. Mado, vai a prepararci una stanza. Ah, 2 stanze. Io preferisco una singola. No, signore. Dormiamo insieme. Ah, ma io voglio... Daniel, prendi la nostra macchina e falla sparire in garage. Ah, qui fuori ho intravisto una Jeep. È tua? Sì. La usiamo per la spesa e qualche volta per fare una gita. Ok. Domattina alzati presto e fai il pieno. Un'altra cosa. Hai soldi in casa? L'incasso del giorno, tutto qui. Ah, il gruzzolo è in banca, vero? Non pensare a grosse cifre. Non ho finito di pagare l'ipoteca. Preleva tutto quello che c'è e torna con i soldi in bocca, ok? Ti ubbidisce come un cane ammaestrato. Gli conviene. 15 anni fa, con 2 amici, passammo una settimana in questo albergo.
È l'ideale strategicamente. Per il colpo al furgone della security cargo? Andiamo, non fare il misterioso. Tanto Daniel se l'è lasciato scappare. No, dico, ci pensi, io, Jack Rinetti, che partecipa a una torta come questa. I giornali la chiamavano la rapina del secolo. Complimenti, Xavier. Di un po', Simone. Cos'è questo improvviso interesse per i ritagli sulle imprese di Xavier Godin? Hai avuto delle soffiate? Può darsi. Devo fare dei controlli. Niente per niente. Io faccio la cronista. Perciò promettimi che se scopri qualcosa di interessante verrai a trovarmi al giornale. Promesso. Cento chili d'oro misteriosamente spariti nel nulla, volatilizzati. Ehi, di' la verità, ci stai facendo un pensierino, eh? Quando lavoro a queste cose non ci penso mai. E spero che sia lo stesso per te. Ehi, vai in cerca di grani, Xavier. Lasciala stare. Piuttosto parliamo del malloppo. Dov'è? Al sicuro, Jack. In un posto che conosce soltanto Xavier. Ma dopo 15 anni ti aspetti di trovare qualcosa? I tuoi compagni avranno spazzato via tutto. Sono rimasti a bocca asciutta. Te lo dico io. Nessuno ci può arrivare, tranne me. Ehi, non fare tanto la superba con me. Siamo quasi parenti noi due, in fondo. Per fortuna no. Hai un bel culetto. Sei un porco. 15 anni senza una donna è dura. Ma mi voglio rifare tutto in una volta. Beh, perché non andiamo a dormire? Buonanotte a tutti. Chiudete la chiave, la piccola, siamo intesi? Si vede che è un bruto. Ce l'ha scritto in faccia. Sì, è un animale. Dov'è il mio amico? Ti ho chiesto dov'è il mio amico! Metti su le mani! Levale le mani di dosso, brutto porco schifoso! Non ti azzardare! Lasciala in pace! Lasciala in pace! Ti supplico! Daniel, lascialo, ti prego, non lo provocare! Ma si può sapere che vi prende tutti e tre? Salve, gente! Dove sei stato? Salti addosso alle minorenni prima di colazione. Ah, piantala anche tu! Tu stavi ronfando e io sono andato a fare spese. Daniel ci ha finanziato. Avanti, digli grazie. Ragazzina, portaci la colazione e poi togliamo il disturbo per un po'. Daniel, mentre siamo via, ricorda di fare come ti ho detto. Oggi resti aperto. Deve tutto funzionare normalmente. E non ti venga in mente di fiatare con qualcuno, perché se finisco un'altra volta in galera, tu vieni con me. Lo sai, vero? Non ti preoccupare di noi. No, no, io non mi preoccupo per niente. Coraggio, mangia. Ci aspetta una bella faticata.
Naturalmente non potevamo farci vedere troppo il paese. Daniel era insospettabile. E così lo abbiamo mandato su e giù con l'incarico di rilevare tutti i tempi dei vari passaggi del furgone blindato e i percorsi che facevano gli autisti della CAN. Ecco perché gli ho detto che può finire in galera. Sì, ma la più terrorizzata mi è sembrata Madò. Cosa le avete fatto per ridurla così? La solita storia. Tu capisci, tre uomini rinchiusi giorno e notte in un posto dove ti trovi continuamente tra i piedi una bella donna. Lei, Madò, allora non era mica come adesso. Avresti dovuto vederla. Insomma, te lo puoi immaginare. Ce la siamo portata a letto tutti e tre. L'utile è il dilettevole, eh? Sai che ti dico, Xavier? Sono contento di lavorare con te. Dobbiamo fare grandi cose, noi due insieme. Non farei tanti progetti se fossi te. Porta scalogna. Hai ragione. Siamo lontani? No, tra un quarto d'ora ci siamo. Vai da quella parte. Credo che sia la strada giusta. Hai paura, Jack? Io sono armato e tu no. Come ti metti se cambio idea e decido che non mi va di dare percentuali a nessuno? Beh, certo, il pericolo c'è, ma viene dopo, quando l'oro è uscito allo scoperto. Fino ad allora hai bisogno di me. Sei un gran figlio di puttana. L'hai capito che non ti avrei portato se non avessi avuto bisogno di te. Ehi, le gomme slittano qui, eh? Non dare troppo gas. Bravo, continua così. Fra poco c'è un tratto un po' più asciutto. Beh, lo conosci bene questo posto. Per forza. Da ragazzino ci venivo con mio padre, che faceva il contrabbando. Ma era poca la gente che aveva il coraggio di metterci piede. Ci si perde, che è una bellezza. Vai avanti, deve essere lì per forza. Ecco, deve essere lì. Subito. Ecco qua. Grazie. Non puoi far smettere questa musica. Mi sta facendo impazzire. Xavier ha detto che deve essere tutto normale, come un giorno qualunque. Xavier, ormai in casa comanda lui anche quando non c'è. Io faccio qualunque cosa mi dica, purché se ne vada. Cerca di resistere, Madò. Fra poche ore anche questa storia sarà finita. Guarda chi sta entrando. Non finirà mai. Buongiorno. Come va la vita? Ehi, non fare quella faccia, Daniel. Vogliamo soltanto riposarci un po'. Complimenti, Xavier. Hai pensato a tutto, eh? Prendi questo. Ok. Vai avanti.
vai, questa tiene. Su, vai. È comodo, eh? Sai a che penso? Se ti viene voglia di spararmi, non devi neanche seppellirmi. E poi come faccio a uscire da questo merdaio tutto solo? Chiacchiera meno, dovresti esserci. Dai, accendi il rivelatore. Ok, accendo il rivelatore. Ah, qui non c'è niente. I tuoi compagni saranno arrivati prima. Non credo, va avanti. Spostati! Più a sinistra! Là, ecco, bravo! Qui sotto, sì, è una lamiera. Potrebbe essere il tetto del furgone, no? Ma certo, chi altro vuoi che sia? È il furgone blindato con i suoi bei lingotti dentro. Ehi! Avevi ragione. Senza di te il furgone avrebbe potuto rimanere qui per secoli. È incredibile. È meglio di una cassetta di sicurezza in banca. Facci piano. Sono 15 anni che sto aspettando questo momento. Non facciamo stronzate! Dai, andiamo. Prendi! Cerca di agganciarlo dalla parte bassa! Ok, l'ho agganciato! Vai! Aspetta, Jack! Aspetta un momento! Vieni, da qua. Dammi una mano. Sì. Prendo io il capo. Certo che usare la palude come nascondiglio è stato geniale. Non è stata un'idea mia. È stato solo un caso quando credevo di aver perso tutto. Ehi, Dioppo, come ci è finito là sotto il furgone? Avevamo preparato tutto a puntino. Ci avevano dato la soffiata giusta. Scelto il posto dell'agguato. Doveva filare tutto come l'olio. Non c'era che da prendere il malloppo e portarlo al sicuro in un posto tranquillo e aspettare che si calmassero le acque. Ah... c'è sempre qualcosa che va storto, purtroppo. E insomma, avevo previsto tutto, meno la reazione degli autisti. Erano due con le palle. Hanno tagliato la corda con il furgone attraverso il bosco, così era disperata, malgrado non vedessero più la strada. Non vedo più niente! Cristo! E sono entrati nella zona delle paludi. Io, con l'auto, mi sono buttato all'inseguimento, cercando di raggiungere il furgone e bloccarlo. Avevo il vantaggio di conoscere bene la zona, e così ho evitato le insidie della palude. Ci siamo inoltrati fino a questo punto di sabbia mobile. E i tuoi compagni stavano cercando. Xavier! 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 Dove sei? Xavier, avanti, esci fuori! Ma dove? Senti, non avrà mica provato a squagliarsela. E come? Se ci ha provato, gli strappo il cuore con le mie mani, ti assicuro. Xavier, esci fuori! Quando finalmente stavo per raggiungerli, quel maledetto furgone cerca di frenare. Ma ormai è troppo lanciato. Si blocca nella palude e comincia ad affondare nel fango. Sembrava tutto perduto.
ma in quel momento mi è venuta l'idea. Ho preso i punti di riferimento e me la sono sguagliata. Io solo sapevo la verità. Per il colpo sospettarono subito me, ma di prove non ne avevano. Mi misero al fresco per altre rapine, ma per la rapina alla security no. Non mi hanno incriminato. Xavier! Ci ha fregato! Sì. Figlio di puttana. Gliela farò pagare. Dovessi aspettare 20 anni. Dei miei compagni non ho saputo più niente. Chissà che fine hanno fatto. Eccolo lì! Andiamo. Andiamo! Niente con nessuno! Ti dimentichi di me! Ma no! Tra noi è un'altra cosa! Tu sei qui! È tutta un'altra cosa tra noi due! Magari hai detto la stessa cosa anche ai tuoi amici! Ma andiamo! Ok! Dai miei occhi. È incredibile. Carica tutto sulla Jeep. Sì. Ehi, non vorrei che ti facessi venire in mente strane idee con tutta questa grazia di Dio a portata di mano. E adesso che fai, mi ammazzi? Non ci penso neppure. Ho bisogno di te per superare tutti i posti di blocco. Che cos'hai, Blanche? Quei due di sopra. È gente orribile. Calmati. Che cosa ti hanno fatto? Sono andata a cambiare le lenzuola nella numero 3 e uno di quei due voleva... Non so nemmeno come ho fatto a scappare. È colpa tua. Ti avevo detto di non andare di sopra. Io non riesco a capirti. E neanche papà capisco. Mi fate mettere i piedi in testa da tutti. Ci manca solo che tu mi chieda di farmi portare a letto da quelli. Queste cose non devi neanche pensare. Tu sei troppo piccola, non puoi capire. Non sono tanto piccola. Domandala a quello di sopra o a quello che è arrivato ieri. Come si chiama, Xavier? Ogni volta che mi parla mi mette le mani addosso. Blanche, non ti far sentire da tuo padre. Lui morirebbe di crepacuore. Ma figurati, vanno d'accordissimo lui e questi tipi. E anche tu, mamma, hai l'aria di conoscerli bene. Guarda che non sono per niente fiera delle vostre amicizie. La ragazzina ti dà del filo da torcere, no? Ha ragione anche lei. Alla sua età si ha voglia di uscire, di vedere il mondo, di andare a ballare. Poverina, sempre tappata in questo buco. Si rompe. È sconvolta. Sai che ti dico? Ha bisogno di un fidanzato. Piuttosto, non è venuto nessuno a cercarci? No, nessuno. Ma la radio e la televisione continuano a parlare di voi. Quando ve ne andate? Oh, che albergatori ospitali. Stai tranquilla, Amado. Il momento è vicino. Entra lì, io ti seguo. Ti devo far vedere una cosa. Oh.
Ecco, questa qui è la cantina. Potrebbe essere utile. Ah. È un buon posto per nascondere l'oro. No, per nascondere un poliziotto. Come mi hai chiamato? Hai capito bene. Non sei né scemo né sordo. Non capisco perché mi hai chiamato poliziotto. Che cosa ti è saltato in testa? Jack Clementi, alias il professore. Devo andare avanti oppure... No, no, basta e avanza. Me lo aspettavo in fondo. Vuoi sapere com'è andata? Te lo dico. Quando sono uscito stamattina per procurarmi l'attrezzatura, ho telefonato ad un amico. Un italiano che vive a Marsiglia. Uno che è in contatto con i grossi ricettatori. Se è un tuo amico è un delinquente. E se è un delinquente niente di strano che mi conosca. Sì, aspetta che adesso viene il meglio. Appena io dico pronto, lui mi riconosce subito. Ma non ha voglia di parlare con me. Beh, io gli dico che ho bisogno di vederlo. E lui all'improvviso si mette a urlare. Ah, così magari ti porti dietro anche il tuo amico poliziotto. Aveva visto la tua foto sulle prime pagine dei giornali, accanto alla mia. Gli è venuto un accidente. Ti conosce benissimo. E come ti conosce? Certo che è proprio comica. Anch'io ci ho riso, ma più mi sganasciavo e più quello dava di matto. Ma non devi puntare l'artiglieria contro di me. Finora ti ho aiutato, no? Solo perché vuoi portarmi dentro e fare il colpo da solo. Senti, Xavier... Ti voglio schiarire le idee una volta per tutte. Quel tuo amico di Marsiglia era indietro con le informazioni. Ho lasciato la polizia da più di 10 anni. Tutte balle. Adesso faccio l'investigatore privato e lavoro soprattutto per i Lloyds. Cominci a capire? Io capisco che resti sempre uno sbirro. C'è una bella differenza. E tu lo sai perché. Non rappresento più la legge. Ce ne hai altre da raccontare? Sì, c'è una cosa che riguarda te. E cercherò di essere il più chiaro possibile. La security cargo era assicurata e i Lloyds hanno pagato fino all'ultimo scellino il risarcimento. Ragione per cui il carico che noi abbiamo ripescato oggi appartiene legalmente a loro. E la compagnia ha una gran voglia di recuperare quella montagna di soldi che ha tirato fuori. Possibilmente prima che la polizia metta sotto sequestro il giallo metallo. Altrimenti passano anni per avere indietro il malloppo. E allora? Andiamo, Xavier. Lo sanno anche i bambini che le compagnie di assicurazioni pagano la rifurtiva più di qualunque ricettatore al mondo. Vengo subito al punto. Sono autorizzato a trattare sulla base di un 25% del valore totale. Il 25% è una cifra che fa ridere. Ah, 800.000 sterline ti fanno ridere, Xavier. Ragazzina mi eccita da morire. Ehi tu, porta qualcosa da mangiare. Daniel, quando Jack casca dal sonno, io faccio una visitina alla piccola Blanche per fare amicizia. Hai capito, paparino? Blanche. Ehi, Blanche, tu resta qui. Resta. Resta. Allora, Jack, parliamo d'affari. Hai detto 800.000 sterline contro 700 kg di lingotti d'oro. Ma dimentichi una cosa. Tu quanto pesi? Non ho idea, non mi sono mai pesato. Allora te lo dico io. A occhio e croce devi superare i 100 kg di un bel po'. 100 kg di poliziotto, quanto valgono? Facciamo un prezzo arrotondato.
1.000.000 sterline, tutto compreso. Beh, è un prezzo ragionevole, non ti pare? Cosa vuoi fare, Daniel? Sei impazzito? Così scateni una tragedia. Fai come ti dico, altrimenti tocca a Blanche. Me l'ha detto lui. Quello che hanno fatto a te, a lei non deve capitare. Un 1.000.000 di sterline. No, è troppo. Si può tentare, ma dovrò contattare la mia compagnia. Mi hai preso per scemo. Se ti faccio avvicinare ad un telefono, dopo 5 minuti arrivano qui con gli aerei e i carri armati. Se non posso telefonare, non esiste via d'uscita. C'è la via d'uscita. Ci ho pensato sopra bene tutta la sera. Xavier! Alza le mani da bravo. Ragazzi, prima di impiombarci come scemi l'uno con l'altro, vogliamo parlare? Sì, parliamo. Parliamo del bidone che ci hai dato, carogna. Io non so di cosa stai parlando. Parliamo dei lingotti d'oro, del colpo alla security. Stavamo insieme. Non te ne sarai dimenticato, spero. Ma io non ne so niente. Gli autisti se la squagliarono con il furgone e scomparvero. Siete voi che non avete buona memoria. Allora spiegami perché sei ricapitato qui. Il criminale torna sempre sul luogo del delitto, ma soltanto se c'è una buona ragione. Va bene. Avete ragione, ragazzi. Quella volta ho tentato di fregarvi. Sì, ho visto dove era finito l'oro. Però quando stavo in prigione, ho sentito il rimorso per come vi avevo trattato. Amici, io ho fatto 15 anni senza tirarvi in ballo. Vi offro di rimetterci insieme. E vi porto dove l'oro. Non vi fate incastrare. Vi sta preparando la seconda fregatura. Ha già recuperato il carico. E io so dove si trova. Lo senti che dice il tuo compare, Xavier? E tu gli credi? Certo che gli credo. Lui è furbo. Capisce che può spartire con noi. Gli faremo condizioni migliori. Mi dispiace, Xavier, ma devo lasciarti fuori. Hai voluto tu. Quando sei uscito potevi farci un fischio. Non vi ho potuto cercare per colpa di questo qui. Non date retta a quello che hanno scritto i giornali. È uno sbirro che mi hanno messo alle costole per vedere se li portavo a loro. Un altro dei tuoi trucchi. Non ci caschiamo questa volta. Non potrebbe essere vero? Se è un poliziotto, chi ha organizzato la tua evasione? Lui. Te l'ho già detto. Sempre nella speranza di arrivare ai nostri lingotti. Adesso dici nostri lingotti. Allora perché non ti liberi di questo sbirro? Che cosa fai? Chiudi il becco! Oh. Ehi! Fermo! Questo poliziotto è più importante di lui. Vale un sacco di soldi. Ascolta, il patto è ancora valido. Ti farò sapere come deve funzionare lo scambio. Merce contro quattrini. Ehi, un momento. Voglio sapere come stanno veramente le cose. Non c'è tempo. Dammi una mano. Dobbiamo chiudere questa gente in cantina. Andiamo, muovetevi, forza. Muoviti anche tu, sbirro. Tutti quanti dentro. Forza. Tranne la ragazzina. Blanche! Lei viene con me. Prendimi. Dicevi che non c'è niente che valga un poliziotto come ostaggio. No, tu devi restare sciolto. Se no, chi è che ci parla con i Lloyds? Porto via la bambolina e poi avverto gli sbirri per farti liberare. Sei d'accordo? Ricordati una cosa. Se qualcuno torce un capello alla ragazza, lo ammazzo con le mie mani. Dico sul serio. Niente paura. Ve la ridò come nuova. Ma dopo che hai pagato. Ti ho avvertito. Tieni a bada il tuo amico. Sei tu il responsabile. No! Mamma! Mamma! Papà! Sta zitta! Aiuto! No! No! Vigliacco! No, quello è Massello di Querce. Ma tu sei davvero un poliziotto? Più o meno. Thank you.
C'è un mezzo per uscire di qui? No, non ci sono altre uscite. La mia bambina. State tranquilli, ve la riporterò. Ve lo prometto. Scusate, non sapevo che erano già arrivati i nostri. Muoviti! E su le mani! Anche voi uscite! Con le mani in alto, niente scherzi! Cos'è successo qui? Chi vi ha chiuso là sotto? È stato Xavier Godin. Ma vi prego! Hanno rapito mia figlia! Gilles, lo riconosco. È l'italiano che è evaso con Godin. Ho visto la sua foto sul giornale. Non è un criminale, è un poliziotto! Sì, è vero. Ma cos'è questo casino? Una cosa alla volta. Non sei tu quello che hai evaso con Godin? Sì. Mani in alto. Il colonnello Berthier sa tutto. Sono un detective privato, mi chiamo Jack Clementi. E lavoro per i Lloyds. Buonasera, signore. Posso? Mi dispiace disturbarla, ma ha visto per caso un uomo grosso come un armadio, con una... barba. Buonasera, permette che mi presenti? Simone Lecoq, giornalista del Nice Matin. Ah, ahimè, arrivo tardi. Beh, non posso far altro che lasciarvi finire il vostro lavoro. Vai! Un momento. Chiuda la porta. No, sentite, si tratta di un malinteso. Non ti muovere. Le manette. In gamba il professore, eh? Signor Daniel, venga qui. Io? Sì, lei. E anche tu, Simon. Io non capisco, che sta succedendo? Sì, lo so che non è facile. Purtroppo non ho il tempo di spiegare. Prenda quella pistola e tenga d'occhio i poliziotti. Io devo fare una telefonata urgente. Vieni, Simon. Pronto? Pronto. Winterbottom, sono Jack Clementi. Oh, Jack. Mi scusi se la chiamo a casa a quest'ora, ma è importante. Non si preoccupi, Jack, se posso esserle utile. Sì, mi serve 1.000.000 di sterline. Pronto? Pronto? Mr. Winterbottom, pronto? Ma Jack, io devo convocare il consiglio. Lei mi capisce, una somma ingente. No, non c'è tempo per il consiglio. Mi servono assolutamente subito. Me lo faccia avere dal vostro rappresentante qui in Francia, grazie. Jack, ma questi soldi come li vuole, veri o falsi? Veri, veri. Dentro la solita valigetta, per favore. Ah, sì, capisco. Do subito a disposizione, stia tranquillo, Jack. Come sei arrivato qua? Semplice, mi sono detto... Dopo l'evasione, la prima cosa che tenterà Xavier è il recupero del malloppo. 700 chili d'oro non crescono sugli alberi. Il problema era piazzare la merce. In Francia ci sono solo 4 o 5 tipi in grado di smaltire un malloppo simile. Allora ho fatto il giro dei ricettatori finché non ho trovato quello buono. E l'ho fatto parlare. Mi ha detto che Xavier si era squagliato in Camargue con un poliziotto, non lontano dal luogo della rapina. A questo punto mi sono messo a cercare... Ed eccomi qua. Ottima intuizione. E dov'è Godin adesso? Beh, ha tagliato la corda con uno dei suoi complici, con l'oro e una ragazza in ostaggio. Tutto qui. Un disastro completo. Per il momento. Pronto? Tiger chiama Hangar One. Qui Hangar One, vi ascolto. Berthier, sono Jack Clementi. Clementi? Dove cavolo si trova? Da dove sta chiamando? Chiamo da una delle vostre unità. Mi passi uno dei miei agenti? Dormono tutti quanti, sono solo. Deve
Stia a sentirmi, Berthier. Faccia togliere i posti di blocco. Godin se n'è andato portandosi una ragazza in ostaggio. Se le capita qualcosa, è lei il responsabile, ha capito? Ma come osa? Adesso mi dà anche gli ordini, io la... Stammi a sentire. Va a svegliare quei due poliziotti e rinchiudili in cantina. Perché? Oh, ma quando lo perdi il vizio di fare domande? Se loro mi arrestano, non abbiamo speranza di salvare la ragazza. Noi rimaniamo qui perché Xavier ci contatterà qui. E io devo andare a prendere quei milioni di sterline da Winterbottom per riavere l'oro. Un milione di sterline? Sì. E gli dà tutti quei soldi? Sì, se non gli viene un infarto prima. Professore, forse è meglio richiamare la polizia. No, c'è di mezzo un ostaggio. Sì? Oh, sei tu. Ti hanno tirato fuori, hm? Beh, bada di non fare scherzi, se no la ragazzina passa un guaio. Ce l'hai i soldi? Fammi parlare con lei prima. Sì, perché no? È qui. Andiamo, di qualcosa. Qualunque cosa. Saluta, canta. Qualunque cosa. Sono io, Blanche. Fate presto. Ho paura. Ho paura. Hai sentito? Che ha detto? Ha paura. E anch'io per lei. Ce l'ha i soldi, sì o no? Ce li ho. Allora domani mattina alla Chrome, piazza del paese. Troverai una Renault aperta. Le chiavi sono nel cruscotto. Tu entri e parti. Dove ti trovi in questo momento? Sulla statale nord. Come d'accordo? Bravo. Vedo che collaba. Ora appena arrivi al chilometro 26 svolta a sinistra. C'è una strada secondaria. Non ti puoi sbagliare. È quella che porta a Grasse. Vai avanti dritto per 3 o 4 chilometri finché non trovi il cartello indicatore. Prendi sempre sulla sinistra la deviazione per Fayence. Dopo Fayence, poco prima di arrivare a Draguignan, c'è un viottolo di campagna che porta al casale abbandonato dove dobbiamo incontrarci. Coraggio, amico! Il denaro! È qui. Ma niente ragazza, niente denaro. Dov'è? Sta tranquillo. Eccola, è qui. Voglio vedere anche l'oro. Hai sentito, Legrand? Il nostro amico non è mai soddisfatto. È un malfidato. Sono i patti, Xavier. Sì, hai ragione. L'oro è qui. Puoi venire a vederlo se vuoi. Vi avverto. A questa distanza posso beccare l'ala sinistra di un moscerino. Io posso fare molto meglio. Da questa distanza posso farle saltare le cervella.
Ehi, un momento. Non ti metterai a fare l'inventario adesso. Sento puzza di sbirri. Comincio a diventare nervoso. Per favore, gli dia il denaro. Fermo, Xavier. Se io tiro il grilletto, sei morto anche tu. Il denaro? La ragazza. Coraggio, piccola. La mamma ti aspetta. Avanti! Legrand, tienile sotto tiro. C'è tutto quanto? Sì, c'è tutto. Bene. Andiamo, squagliamoci. Andiamo, andiamo! Blanche, vieni qui, presto. Ti ha fatto del male? No, ma sono morta dalla paura. Ok, ok, calma ora, è tutto finito. Lo so che è finito. Sì, è tutto finito. Sì, ma non per me. Sì, sono tutte vuote, lo sapevo. Resta qui, io torno subito. Guarda, Legrand, siamo ricchi! Ehi, qui c'è mezza banca d'Inghilterra. Mi dispiace per la ragazza. Me la sarei fatta volentieri, ma con tutta questa grazia di Dio me ne posso comprare 100 come lei. Ehi, Xavier, c'è una macchina che ci segue. E ancora lui. Adesso lo sistemo io. Guardi! Guardi là! È uno scherzetto brevettato. Abbiamo 5 minuti prima che salti tutto in aria. Sbrighiamoci. Che è successo? Che è successo? Dobbiamo beccare quel verme. Aiutami, Legrand, presto! Più proiettili. Hai perso, Xavier. È vero. Ho perso. Andiamo. Falla finita. Non è compito mio. Simon! Professore, il denaro è qui. Professore! Anche l'oro è qui. Eh sì, Xavier, questa volta hai proprio perso tutto. Ha fatto un ottimo lavoro, Jack. Ma credo che la sua percentuale non sia adeguata. Vede questo lingotto? Lo terrò sempre sulla mia scrivania in ricordo di una brillante operazione.
Beh, è un po' costoso come souvenir. Questo pezzetto di metallo vale 300 milioni di lire. A vederlo non sembrerebbe, ma sono 15 chili d'oro purissimo. Sa che usano fare nelle miniere del Sudafrica? Se qualcuno è capace di sollevare un lingotto con due dita, ha diritto di tenerlo. Ah, 15 chili con due dita, eh? È superfluo aggiungere che non c'è mai riuscito nessuno, non soltanto per via del peso, ma anche perché è molto levigato. Ti scivola dalle dita come fosse un pezzo di sapone. Grazie. Beh, veramente qui non siamo in Sudafrica. Ma siamo tra gentiluomini. Va bene, lo prenda lei, lo porti via. Madame, dobbiamo rimettere di nuovo questo sulla porta? Ma certo, perché me lo chiedi? Boh, mi domando, in un hotel cambiano le facce, c'è chi va, c'è chi viene. Quello è l'unico uomo al mondo che da solo fa per 500 clienti. Il professore paga per essere l'unico ospite. Già, perché è così grosso che basta lui per riempire tutto l'albergo. Sei emozionato? Allora, tra poco ti sposi. Professore, è tutto pronto? Ok. Sei pronto? Ti ho portato la fidanzata. Ecco qua. Dai, andiamo, andiamo. Sei nervoso, eh? Ma perché sei nervoso? Ah, l'ho pagata $200 e fa pure la schizzinosa. Avanti, bellina. Dove la trovi un maschio così? Beh, forse è stanca, oppure sarà stato il viaggio. Sai, anche i pesci hanno la loro sensibilità. Forse li mettiamo in soggezione. Avanti, coraggio! Non sarai mica... Sparkling colors, sunshine, rainbow, and all my.